dopo aver sventato i diabolici piani di Plankton, i nostri eroi avanzano sventato nel deserto. Ma Plankton è sempre un piccolo passo avanti a loro. Così invia qualcuno per farli fallire nell'impresa. Uh-huh. Si tratta di un killer feroce, spietato, di nome Dennis. Fortunatamente SpongeBob e Patrick hanno ritrovato l'hamburger auto in un parcheggio. Ma mancano le chiavi. Ok. L'unica cosa da fare quindi è entrare nel malfamato bar a cercare. Posso avere la vostra attenzione? Buona fortuna, amici miei. Dovrei andare in bagno. Avete bisogno. Ma dai, a caccia del soffiatore di bolle. Ah, certo, stavo pensando tipo una pistola d'aria, invece è proprio il soffiatore di bolle. Dovete riprendere la chiave dell'hamburger auto. Ok. E dobbiamo usare Patrick, secondo me. Sì, dai, troppa zona di ghiaccio. Buone nuove, Patrick. Hai raccolto abbastanza gettoni Goofy Goober e posso insegnarti un nuovo colpo. Vediamo. La schiacciata di culo? Il mio tonfo è più grande! Eh beh, certo. Si chiama schianto pancio. Quello era il culo, però non era la pancia. Puoi eseguirlo saltando e premendo quadrato. Sì, devi essere in aria per eseguire lo schianto pancio. Puoi usarlo okay. per premere pulsanti, spaccare pavimenti e colpire i nemici. Chi l'avrebbe mai detto? L'hamburger auto è parcheggiata qui fuori, ma per usarla dovrai recuperare la chiave. Sì, signora. Non suona difficile. Probabilmente dovrai eliminare tutti i gangster per riavere. Due gangster. Questo suona difficile. Puoi farcela. So che puoi. Ti darò un bacino. Oh, bene. Se credi in me, allora posso farcela. E allora andiamo. Eccola lì la chiave. L'hamburger auto. Ma è una missione stealth o posso menarla, attenzione. Sta gente? Facile. Presa! La madonna! Allora, calmi un attimo. Ah, è una schiacciata di culo semplice. Ok. Prendiamo altri 5.000, anzi 400 punti. Preso. Ma dai. Muori. Dove è andato? Ah, è morto. Due colpi. Perfetto. E allora, appena prendiamo altre monete, potenziamo subito il colpo di culo. Anche se, eventualmente. Ma sai che in realtà, mi sa che i tipi qua, siccome sono maci, ci danno molti più bilancieri. Mi sa che è proprio di lore. Preso. Mi spiace, sono più forte io con le manate. Vabbè. Sai cosa? Mi disturba il fatto che io, se vado di cerchio in aria, spero di fare la roteata in aria. E invece faccio il colpo di culo. Vabbè, usiamo anche il cerchio. E almeno ci muoviamo più velocemente. Rompiamo le casse. Che ci mancano 60 punti. Ecco fatto. Dai che aumentiamo già anche questa mossa. No! Patrick, triangolo però, Forza, so che puoi farcelo, bella. Dai, e via. Dammi l'hamburgo. Casse di DNA, Dio mio. Di TNT. Ah, ok, basta fare questo. Regalati tutti questi, Tutti regalati. Vediamo, vabbè, speravo un pochino di più. Distruzione? Permette Patrick di mobilizzare i nemici. Niente di eccezionale, ma va bene, dai. Vabbè, vediamo. Niente può fermare il possente tramortitore. Ah, e adesso va di facciata. Poverino, vabbè, dai. Ecco, questa me la sono andata a cercare, l'ho visto dopo. La chiave. Ancora. Ma perché? Vabbè. Kaboom. Allora,
Vediamo. Mamma mia. Patrick, davvero, vale la pena effettivamente di usarlo. Soprattutto se può rispedire i colpi al mittente e fare tutto quel danno. Minchia. Allora, non vedo, c'è troppa nebbia. C'è qualcosa qui? Ah, Dio mio, dicevo dove cavolo siamo finiti. 3, 2, 1. Ecco fatto, grazie. Allora... Tutto per me. Ok. Vabbè, ma se posso colpirli anche così faccio prima. C'è qualcos'altro? No, perfetto. Abbiamo fatto bene a potenziarlo l'attacco. Non solo ha aumentato il potere di immobilizzare i nemici, ma se non ho visto male ha aumentato anche il danno. Il problema è che non schiaccia triangolo quando arriva lì. Allora, aspetta, proviamo così. Ecco fatto, dovevamo saltare. Anche se prima in realtà l'avevo visto che l'aveva preso anche senza il salto, Quanto mi schiaccio devo diventare? Ah, giusto, quadrato, non triangolo. Allora, TNT. Kaboom. Ottimo. Beh dai, forse in questa zona farmiamo... Sai che forse questa è una buona zona di farming? Ora che ci penso. Se puoi tornare nei livelli quante volte vuoi, questa zona mi sa che... è ottima per il farming. Per farti un po' di punti in più. Vabbè, io intanto vado ad attivare... Aspetta un attimo. Il suono della rotolata è lo magari è uno stock, non ti dico gratuito, ma quasi. O comunque sempre nell'ambito dei videogiochi. È lo stesso suono che faceva Stitch quando faceva la rotolata. O quando faceva la giravolta pure lui. Non è Disney questo, però. Mi sa che ha tempo, vero? In ogni caso... Sì, è a tempo. Più che altro assurdo che per fare danno a questi due. Ah, però dai, dicevo, per colpire gli altri con i proiettili colpisce solamente chi li spara, non colpisce altri nemici. Quanto maschiaccio devo dimenticare? La prova disco stella è ora disponibile. Ok, io però volevo andare avanti prima di scendere. Kaboom. Ok, dai che ci mancano 700 punti, ci arriviamo. Prosegui. Kaboom. Non è esploso? Ah, se te ne vai troppo lontano si annulla l'effetto. Vabbè. Ok. Ma dai, siamo nella discoteca. Per un attimo pensavo... Sì, è esattamente quello che pensavo. Le zone che si illuminano fanno danno. Meglio muoversi allora. Ok, ok. Quindi finché è giallo non ti fa danno. Tutto per me. Oh. Aia. Di nuovo. Ma che non è facile, Ok, ce n'è qualcun altro, dai! Non vedo! Ok, con uno di vita ce l'abbiamo fatta. Che poi, l'unico potenziamento che ancora non abbiamo fatto è proprio l'energia, ma... Perché comunque con tre colpi ad ora non abbiamo avuto difficoltà, quindi... Proseguiamo!
Che poi questa era una zona opzionale, ipotizzo, vero? Eh sì. Ecco fatto. Uscita. Sì, però io avevo tutta un'altra zona da visitare prima, eh. Mi sento un filo fregato. Ecco fatto. Ma la giravolta è infinita? Giusto per... Ecco fatto. Dicevo. Sono morto? No. Uff, ok. Dove si trova quella cesta? Non lo so. Roba da macho. Ah, no, non è di là. Vabbè, in ogni caso abbiamo ancora un punto. Lo teniamo per dopo. E via. Ecco fatto. È qui il tesoro? Io aspetto un attimo. Per un attimo ho pensato che aver fatto esplodere le casse mi avrebbe tolto tipo un bilanciere grosso. Per fortuna non è così. Però cavolo, scusami, la cesta dov'è? No, perché qui stiamo avanzando effettivamente. Non mi sembra che dall'altra parte c'era qualcosa, vero? Anche perché non potevo risalire da lì. Da lì siamo solamente caduti. È qui che fanno più concreti. No, sono finito sotto. Va bene, per fortuna c'era già. Ma scusami, c'era il checkpoint dall'altra parte, mi fai spawnare qui. Che cavolo vuol dire? Vabbè. Aspetta però, mi ha fatto respawnare prima che rompessi la cosa della discoteca, vero? Mi sa di sì. Ok, checkpoint inutile che non mi ha salvato la vita. Avanziamo. 3, 2, 1. Paralizzati. Morto? Sì. Ok, dobbiamo comunque essere in aria per colpirli. Allora, aspetta un attimo. Ecco qua. Kaboom. Andata. Qui c'è un hamburger, proseguiamo. Cerchiamo di non cadere nella lava. Freddo, freddo, freddo. Allora. No. Non avevo visto che andava giù. Per fortuna mi ha respawnato qui, guarda. Meno male. Ecco fatto. Guarda, meno male che mi ha respawnato subito. Minigioco di che cosa? Botte? Affrontare la prova dell'arena. Avanti. Abbiamo già tutti i potenziamenti disponibili di questa zona. Sconfiggi tutti i nemici. E ci sono anche le bombe. D'accordo. Non credo sarà così difficile. Quasi quasi, anzi, le bombe le faccio saltare subito, sai? Kaboom! Super SpongeBob salverà il mondo! Vieni qua! Kaboom! Allora, in queste zone magari sì, il potenziamento del pugno è buono. La prossima volta mi porto in... Il problema viene per le zone in cui devi esplorare. E il problema è che non vedo. Andata. Vabbè, io i panini li prendo. Poi vediamo se respawnano magari. Sì, mi sa di sì, eh. Mi sa che ogni wave respawnano. Te, io intanto inizio già a settare le bombe. Kaboom. Dai. Andata. Preso. Dai, sparami. Preso. Dai, dove è apparso? Kaboom. Ah, ti sta bene. No, 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 no. Vai, 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 vai. Corri, corri. Non so come ho fatto a prendere due colpi di fila. Ok, perfetto. Preso. Troppo. Troppi rutti. A sto giro guarda che si sono impegnati a metterti un po' di difficoltà, eh.
Aia. Ah, cavolo. Allora. Preso, a posto. Il vero problema è che questi qua sono tanti e si muovono tutti. Preso. Andato, morto. Ne manca solo uno. Dai, sparami. Preso. Terza ondata. Ah che, oh, mica scherzano. Sono andati belli pesanti in questa zona. Qua è meglio. Dropparli fin dalla fine. Fin dall'inizio. Preso. Kaboom. Ah, ti sta bene. Ah, speravo di averla presa la caccola esplosiva. Kaboom. Andati. No, rutto. Vieni qui tu. Presi. La cosa buona in realtà è che quando sei in queste ondate, il triangolo che esplode è utilissimo. Il problema viene appunto, come dicevo, durante l'esplorazione, in cui non serve che fai esplodere tutto, purtroppo. Allora, me ne mancano 20. Preso. Kaboom. Solo 10 ne mancano. Preso. Preso. Presi. Vieni. Dai, in faccia, dritto. Aia. Corri, 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 corri. Prendilo. Bravo. Ok, me ne mancano solamente 4, che sono uno volante e altri 3 a terra. Vieni qua, tu. Preso. Colpito qualcun altro? No. Vittoria. Oggi mi sento. Che spreco di punti, Vabbè. Almeno abbiamo vinto, dai. Sai cosa? Con l'emulatore e con l'upskilling sembra davvero un gioco PS5, PS4 questo. È quasi difficile credere che sia un gioco PS2. Comunque. Ok, ce l'abbiamo fatta. Preso tutto. Anche lì c'è un palloncino, ma abbiamo full vita, non ci serve. Anche qui, vabbè, 5 cose, niente di eccezionale. Però, più che altro, scusami un attimo. Ah, se non le prendi direttamente non fa il colpo. Non è che è proprio utilissimo lo schianto. Beh, meglio del pugno, Meglio del pugno in alto. Non ridere di me. Sai cosa? Dovevano darti l'opzione di farlo esplodere o meno. Se ti davano l'opzione, era meglio. Perché tu decidi se vuoi farlo esplodere, lo fai esplodere. Se non vuoi farlo esplodere, fai il colpo direttamente. No, cavolo. Cadi di sotto. Bastardo? Vabbè, meno male. C'è il panino. Ecco qua. Dammi tutto. Ma ceste ne abbiamo trovate? Ne abbiamo trovata solo una, o sbaglio? Vai, vai, vai. Vai prima che crolla tutto. Aia. Eccone là una. Come ci arrivo? L'unica idea che mi viene è di saltare da lì là sopra, però. Allora, dicevo, dobbiamo arrivare là sopra, sopra quei container. Dobbiamo vedere se ci arriviamo da qui, e mi sa tanto di no. Mi sa che ci arriviamo da quella parte, sai? Dobbiamo andare ancora più in alto. Ok, quindi
Dobbiamo trovare il modo di salire da quelle parti. A meno che... No, ci ho sperato ci fosse un tappeto elastico qui. C'è un cocomero. Lancio l'altra frutta, ora disponibile. Ti serve la mossa. Di nuovo il livello in cui dobbiamo tornare. Che palle. Cioè, che palle, per carità. È bello perché comunque ti permette di rigiocare. Però io voglio completare tutto subito. Sono uno di quelli che, se può, fa tutto nell'insieme in un'unica partita. Cioè, guardate per esempio Persona 5. O anche Persona 4. Facevo i castelli, anzi i palazzi, in un solo giorno, voglio dire. Ok, tizio che spara. No, mi sono dimenticato che Patrick. Dai. Vabbè, aspetta. Spara. Preso. Mi ero dimenticato che Patrick fa sto schianto continuamente, me lo dimentico. In arrivo. Allora, aspetta, fammi vedere. Salto, saltino, c'è qualcosa? Saltello. No? Peccato, era una buona prova a tempo questa. Vabbè, io vado avanti. Fa vedere. Non voglio un altro mal di testa. No, peccato. Ok, ma dai. L'ho schiacciato mentre scendevo di sotto. C'è qualcosa qui? Ok. Scusami. Ah, ecco appunto. Allora, uno, due. Ah, certo, perché sono scemo? Sono risalito da lì, voglio dire. Allora, prova a tempo. Cioè, tempo. Prova di abilità contro l'esplosivo. Allora. Allora, calmi un attimo, perché qui bene o male puoi rifarla se non ce la fai in tempo. No, peccato, non sono riuscito a prendere quello da 10. Mi sono incastrato da solo. Questo, vediamo se... No, non ci arriviamo. Ah, però aspetta. Ottimo. Da di nuovo la palla. Che palle. Ah, scusatevi. Andiamo di qua. E mi ricorda molto Catherine, questa sezione qui, dove devi farti tutto il livello andando a salire e scendere spostando i blocchi. Ok, qua abbiamo poca roba, però non la lasciamo comunque indietro. Gabuing. Ecco qua. E ora sponge palla, vai. Ok, c'è qualcosa qui? No. E allora, vabbè, ascolta. Questi qua da uno, se li lasciamo indietro. Questi qua da due magari no. Questi da uno, se non riusciamo a prenderli, amen. Nel senso, me ne faccio una ragione. Questi qua da 5 però no. Questi qua li prendo volentieri. Ah, calmo, calmo. Allora, c'è per caso... Scusami, giusto... Fammi vedere se riesco a fare... È esattamente quello che speravo. Ok, però non abbiamo trovato nulla. Scusa un attimo, fermo. C'è qualcosa lì? No, è da dove siamo venuti. Ah, non ti abbassi? Cioè, siete lì per bloccarmi la strada? Cavolo. La manina è bellissima, ma poi di una qualità superiore rispetto a tutto il resto. Cioè, capiamoci che in questo gioco i modelli 3D sono upscalati, ma i modelli 2D, quello sono. Sono sempre modelli 2D. Il che vuol dire che quella mano l'avevano già fatta in alta qualità. Assurdo.
Cioè, perché non c'è modo di aumentare la qualità di un'immagine che è, che ne so, in 720. La allarghi, ma comunque rimarrà sempre un'immagine 720 upscalata a 1080, per dire. Il che non è mai un'ottima qualità. Allora, lì c'è la moneta. Qua dobbiamo fare attenzione. Ecco qua, bello lui. Ok, questa è la spirale. C'è una roba simile anche in Crash. Il dominio... No, non il dominio. Sì, il dominio dei mutanti è il secondo, vero? Ogni tanto mi dimentico qual è il nome. Of the Titans è il primo, il dominio è il secondo. No, cacchio! Troppa avidità. Troppa avidità di voler passare. Vabbè, non mi dispiace perché l'unica cosa che avevo lasciato era questo 10, quindi... Te, almeno qualcosa di positivo l'abbiamo fatto. Allora, per nessuna ragione apparente ci ho messo più tempo del dovuto, ma rieccoci nuovamente qui. 3, 2, 1, vai. No, di nuovo, alla fine, a questo giro. Ma che poi, in pratica, dopo la spirale, eravamo arrivati alla fine. Se solo non fossi stato avido. È come i Dark Souls. Ci riesci benissimo al primo try, muori alla fine e tutti gli altri try sono schifo. Eccoci qua. Per favore, non... vai piano. Vai piano come ti dico io. Piano. Pianino. Per favore. Siamo alla fine. Non accelerare per niente. Ok. Ce l'avevamo fatta al primo try. Al primo try. Eccoci nuovamente qui. Mamma mia. Ci ho messo più tempo del dovuto per tornare. Allora, fai esplodere tutto. Come ho detto, i punti vita al momento li lascio indietro. Non mi va di sprecare. Cioè, non mi va di sprecare punti che possiamo usare per magari qualche attacco. E avanziamo. Ecco qua. Altri 3000 punti ci vogliono ora. Allora, aspetta. Ecco qua, calmo. A posto. Proprio... Ah, ok, pensavo si stesse abbassando. Proprio alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Avendo potenziato già il rimandare indietro i colpi, madonna mia, la facciamo easy questa parte. Aia. È morto subito lui. Ecco qua, grazie. Giusto per curiosità, visto che vedo solo una P, appena esplode guardiamo. So che in teoria ci sono più punti. Ok, era giusto per controllare. A Patrick manca solo un nuovo attacco. Chissà che cos'è, magari il triangolo? Ecco qua, grazie. Sai cosa vorrei rigiocare ora? Cioè, in realtà è questo gioco che mi sta facendo venire questa vibe. Il gioco di Scooby-Doo, quello lì Unmasked, quello lì che abbiamo fatto sul canale tempo fa. Quello è uno dei miei giochi PS2 preferito. Cioè, che ho scoperto totalmente a caso giù a Napoli. Non ti dico preferito, però... Fammi indovinare, finisce là dentro? Altro maschiaggi. Vabbè. Spongy Bobby? Sì, perché devi fare il... affrontare la prova onda sonica. Ma non ce l'abbiamo ancora, vero? Ma... perché? Perché è spaventato? Boh, vabbè. Non ce l'abbiamo. Prima SpongeBob, se necessario, Mindy conferisca l'abilità. Ma non capisco perché SpongeBob è spiritato. Io... non lo so, proviamo ad andare avanti con lui? Al massimo torniamo indietro. Non è che forse mi serviva per forza? No, non credo. Ma siamo tornati indietro. Vabbè. Dov'è la chiave?
Non lasciartela scappare! Qua Patrick ha fatto una cosa intelligente, perché SpongeBob l'ha fatta volare via da tutte le parti. Ok, calmi un attimo. Ma non capisco perché è spiritato. Boh, vabbè. Allora, prima di... fammi vedere. Salute, SpongeBob. Ciao. Ah, tutto qui? Boh, vabbè, SpongeBob è spaventato. Anche i saluti non sono sicuri.